chiarezza appunto la possibilità della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali in maniera del tutto legittima. È definito piccolo il Parlamento. Io credo che ci siano priorità del Paese, questa è una delle priorità nel campo dei diritti civili. Non ci sembra di vedere all'orizzonte un'attenzione così elevata e quindi politicamente credo che sia utile sollevare la questione con grande energia e con grande forza. Siamo convinti che una parte significativa del Parlamento colga questo come una necessità. Si tratta di dare motore e gambe nella discussione parlamentare per arrivare quanto prima a una legge che stabilisca con chiarezza la possibilità e la legittimità del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Lei pensa che arriverà entro la fine della legislatura questa legge? Io me lo auguro ovviamente e noi faremo tutto quello che possiamo fare in termini politici per stimolare, sollecitare e pungolare se servirà il Parlamento a occuparsene. Tanto avete un appuntamento il 18 Il febbraio. 18 febbraio c'è l'udienza in Corte d'Appello, con la delibera di oggi la Giunta si è costituita in giudizio per difendere la legittimità amministrativa dell'operato e lo farà in tutte le sedi, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le prerogative della magistratura e di quelle che saranno le sentenze, che noi speriamo, la sentenza di questo caso che speriamo sia a noi favorevole. Sindaco, non è stato riconosciuto il doppio cognome al bambino di una coppia omosessuale, giusto? La questione in questi termini viene contestata la legittimità amministrativa dell'atto di iscrizione, noi invece crediamo che sia un atto non solo giusto politicamente ed eticamente, ma anche legittimo dal punto di vista amministrativo ed è questa la ragione per cui andremo il 18 di febbraio in Corte d'Appello a difendere le nostre ragioni. Volete dare anche un segnale politico? Come prima città che si costituisce in giudizio, volete anche creare un precedente? Noi pensiamo che Torino abbia dimostrato di essere sempre all'avanguardia dal punto di vista del riconoscimento civile. Purtroppo il quadro normativo è in ritardo rispetto a quella che è la società e quindi queste azioni hanno ovviamente la priorità che è la difesa dei diritti delle persone coinvolte, ma hanno anche una importante, dal nostro punto di vista, valenza simbolica e politica, perché è proprio forse dai comuni che parte la maggiore energia, la maggior spinta per cambiare questo paese che su questo fronte è troppo indietro. Lei ha parlato di una grande discriminazione che c'è in questo momento in Italia. Sicuramente sì, perché il fatto di scaricare, non avendo una legge, sui sindaci e sui tribunali cose così delicate produce differenze inaccettabili dei diritti dei nostri cittadini, per cui non è tollerabile che a seconda di dove si è residenti si abbia o non si abbia un diritto di questo tipo. In questo senso, quindi, credo che sia doveroso sollecitare il Parlamento a legiferare in maniera tale che dal Trentino alla Sicilia vi sia la possibilità di riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali a prescindere dal colore politico del proprio sindaco o delle opinioni del proprio sindaco.